Finosauro è uno dei miei dinosauri preferiti perché con il nostro gruppo di ricerca abbiamo contribuito a rinnovarlo completamente nell'aspetto. Lo spinosauro è un dinosauro che si conosceva fin dall'inizio del Novecento, i resti erano stati trovati in Egitto, i primi resti, trasportati in Germania, a Monaco, e però appunto bombardati durante la Seconda Guerra Mondiale. Non erano tantissimi resti, erano stati sufficienti per capire che aveva questa grande vela sul dorso e che aveva una dentatura, una mandibola differente da quella degli altri dinosauri predatori, quindi un po' più simile a quella dei coccodrilli. Però diciamo, a parte questo, non è che si sapesse molto, rimaneva un dinosauro enigmatico. Questi reperti, appunto, abbiamo detto, sono andati distrutti nella Seconda Guerra Mondiale e poi per tanto tempo non si è più trovato quasi nulla di spinosauro. Bisogna arrivare nel 2000, negli anni 2000, in cui appunto col nostro gruppo di ricerca, dapprima descrivendo un muso abbastanza completo, tra l'altro di dimensioni enormi, siamo riusciti a capire che a dargli un nuovo volto, a ricostruire una nuova testa. La testa dello spinosauro ci racconta che aveva un muso stretto, allungato, dei denti appunto più simili a quelli dei coccodrilli, fatti per afferrare e trattenere, quindi non per tagliare. Ci fa vedere che aveva le narici arretrate. Facendo un attack del muso fossile abbiamo anche capito che questo dinosauro aveva dei recettori di pressione che funzionavano come un sonar passivo, quindi comunque col muso nell'acqua poteva percepire le onde prodotte dalle prede, capire a che velocità arrivavano, da dove stavano arrivando e catturarle anche senza l'uso della vista, che può essere una cosa molto utile magari in fiumi in cui l'acqua non era limpida, non era cristallina. E quindi appunto siamo riusciti a dare una nuova testa allo spinosauro. Successivamente, poco tempo dopo, abbiamo trovato un nuovo scheletro più completo di quello originale, che ci ha fatto vedere che aveva le gambe molto corte ma muscolose, con i piedi dalle unghie piatte, probabilmente piedi palmati. Quindi abbiamo dato delle nuove proporzioni al corpo dello spinosauro, quindi un animale allungato con le gambe corte che potevano anche in acqua appunto offrire una buona leva anche per muoversi sul terreno fangoso, per nuotare. E poi ancora dopo, questa è una scoperta che risale allo scorso anno, abbiamo descritto interamente la coda dello spinosauro, ritrovata appunto stavolta in Marocco, dove abbiamo trovato un nuovo scheletro in una serie di scavi durati più di 5 anni, che dobbiamo anzi ancora terminare. E questa coda praticamente completa ci ha fatto vedere che anche le vertebre della coda avevano delle spine neurali molto allungate e avevano anche la parte sotto, diciamo, dove ci sono gli archi emali, gli scevroni, appunto sempre allungati costantemente per tutta la lunghezza della coda. Quindi questa coda di profilo sembrava una sorta di nastro, diventava uno strumento utile per la propulsione in acqua. Quindi praticamente studiando questi reperti siamo riusciti a spostare lo spinosauro dalla terraferma all'acqua. Qui è praticamente riprodotto come se fosse appena uscito dallo stagno, magari per andare a deporre le uova, magari per mangiare una preda che è troppo grande per poter essere smembrata nell'acqua, e quindi si potrebbe essere trascinato sulla riva, però camminando in modo abbastanza impacciato, quindi non la postura agile dell'allosauro, ma un animale che fuori dall'acqua poteva anche arrivare a strisciare con la coda come i dinosauri che eravamo abituati a vedere una trentina, quarantina di anni fa. Quindi diciamo, in questo caso la postura dello spinosauro è simile a quella di, appunto, dei dinosauri di una volta. E di altro dello spinosauro possiamo dire, sempre per queste caratteristiche acquatiche, che quando abbiamo trovato le ossa delle gambe abbiamo tagliato il femore perché volevamo capire quanti anni aveva quell'individuo, non quanti milioni di anni ma quanti anni, perché appunto guardando all'interno delle ossa si riescono a vedere gli anelli di crescita e si può stabilire a che età più o meno è morto l'individuo a cui quelle ossa appartengono. E abbiamo avuto un'altra sorpresa: ci siamo accorti che le ossa dello spinosauro erano dense. Abbiamo appena detto che i dinosauri sono imparentati con gli uccelli, che sappiamo che hanno le ossa cave. Anche gran parte degli altri dinosauri carnivori avevano le ossa cave. Lo spinosauro aveva le ossa dense, e guarda caso ossa dense le troviamo per esempio tra gli uccelli nei pinguini, che sono animali che passano gran parte del tempo in acqua. E che cosa servono le ossa dense? Servono praticamente un po' come la cintura del sub con i pesi, per contrastare il galleggiamento e per potersi immergere. Quindi man mano che troviamo nuove informazioni sullo spinosauro lo portiamo sempre più in acqua, e questo è stato importante anche a livello scientifico, perché ha fatto sì che potessimo dire che i
dinosauri avevano conquistato anche l'ambiente acquatico. Quando andremo a vedere il paleoacquario tra poco, vedremo animali che sono vissuti nei mari, negli oceani, però appunto che non fanno parte del gruppo dei dinosauri. I dinosauri principalmente sono animali terrestri che poi hanno conquistato anche l'aria con le più di 9.000 specie, quasi 10.000 specie di uccelli ancora presenti al giorno d'oggi. Ma in acqua, appunto, se non appunto per attraversare un fiume a nuoto, così via, non ci andavano, appunto non c'erano particolari adattamenti alla vita acquatica, finché appunto non abbiamo scoperto tutti questi adattamenti nello spinosauro e che probabilmente saranno distribuiti anche nel corso della sua storia evolutiva. Quindi adesso si sta andando a investigare sugli altri rappresentanti del gruppo per vedere se queste diciamo adattamenti si ritrovano e a che livello si ritrovano. Sicuramente lo spinosauro rimane la forma più specializzata, talmente specializzata che circa 100 milioni di anni fa, 97-95 milioni di anni fa, quando il livello del mare è andato a salire, il Nord Africa dove abitava lo spinosauro è stato invaso da quest'acqua marina, i grandi delta che si trovavano in quella zona sono stati cancellati e lo spinosauro non è stato capace di adattarsi alla vita in mare, ma nemmeno di tornare sulla terraferma, quindi si è estinto durante questi eventi di trasgressione marina. Quindi questa è stata la causa dell'estinzione, forse anche più legata al tipo di prede che mangiava, perché ci siamo fatti idea che probabilmente predasse dei grossi pesci polmonati che sicuramente erano più tipici dell'ambiente fluviale, però diciamo questo ha decretato la fine dello spinosauro. Avete qualche domanda? Se no andiamo avanti. Quanti anni aveva? All'incirca 17, diciamo poi più o meno 2, perché appunto c'è un po' di incertezza perché le ossa poi nel crescere si rimodellano, quindi alcuni anelli di crescita vengono cancellati, però abbiamo calcolato quell'età lì. Questo è un individuo, appunto abbiamo detto che non era completamente adulto, era quasi adulto. L'individuo invece a cui appartiene il muso, che è conservato presso il Museo di Storia Naturale di Milano, quello su cui abbiamo basato la prima ricostruzione della testa, raggiungeva i 15 metri di lunghezza. Questo è solo 10,5, quindi diciamo che poteva crescere ulteriormente e diventare uno dei più grandi dinosauri predatori mai esistiti. Diciamo, da adulto rivaleggiava col celebre T-Rex e coi carcharodontosauri, giganotosauri dei continenti meridionali. Questo comunque, diciamo, piccolo non è, però diciamo non era completamente cresciuto al momento della morte. Prego. Fino a quando potevano vivere? Allora, ci sono studi su alcuni dinosauri, in particolare sul tirannosauro che è molto famoso, e facendo queste analisi, appunto contando gli anelli di crescita, si è visto che non superavano i 30 anni d'età. Animali grandi come il tirannosauro non superavano i 30 anni d'età, almeno gli esemplari che si conoscono. Quindi, però è plausibile che sia quella l'età che raggiungessero, sì, che raggiungevano. E in particolare va detto che la loro crescita era abbastanza simile alla nostra come tempi, come tempistiche, però poi una volta raggiunta la maturità questi animali continuavano a crescere, cioè la crescita rallentava però non smettevano mai di crescere, quindi gli esemplari più anziani erano anche più grandi dei giovani. E se abbiamo fatto le squame più piccole in certe parti del corpo è perché si osserva nei dinosauri in cui si è trovata la pelle che ci sono delle zone più flessibili dove la pelle ha bisogno di essere più elastica, che hanno delle squame più piccole, mentre magari ci sono delle altre zone dove questa pelle non ha questa necessità di essere così flessibile, allora ha più senso che sia più pesante e più corazzata. Anche perché, pur essendo ai vertici delle catene alimentari in questi grandi fiumi del Nord Africa, doveva comunque vedersela con coccodrilli lunghi anche 10 metri, con pesci sega che raggiungevano i 7 metri, che avevano dei denti appunto uncinati di un certo tipo, quindi comunque non era un ambiente semplice. Quindi forse avere una pelle bella pesante e corazzata poteva sicuramente agevolarlo. Grazie. Prego. Una domanda io. Sì. Non avendo mai ritrovato le braccia, sì, cosa avete basato la ricostruzione? Allora, in realtà nell'ultimo scheletro che abbiamo trovato e pubblicato qualche osso del braccio è rappresentato. Abbiamo delle falangi, almeno una falange, una parte di un metacarpale, abbiamo una falange ungueale e da queste si può vedere che anche nelle braccia si nota un allungamento, perché abbiamo le vertebre allungate, le dita dei piedi che sono allungate, le gambe invece sono più corte, però invece anche nelle dita delle braccia vediamo questo allungamento. E le altre parti delle braccia speriamo di trovarle nella prossima spedizione, perché dobbiamo andare avanti a scavare proprio in questo individuo su cui è basata questa ricostruzione, e il resto, le proporzioni sono basate su forme affini come Baryonyx, Suchomimus, per i quali appunto sono stati trovati più reperti, anche se poi
vedendo delle ossa isolate che provengono da quelle zone, che possono essere probabilmente attribuibili a spinosauri, ma e quindi non a Baryonyx e Suchomimus, si vede che le ossa, comparandole, anche per esempio l'omero e così via, tendono a essere più allungati. Quindi probabilmente ci aspettiamo qualche adattamento particolare anche nelle braccia, ma non siamo ancora in grado di dirlo al 100%.